Buongiorno, buongiorno amici e benvenuti ad una nuova puntata di Erika degli Animali. In questa puntata oggi ho un sacco di cose da dirvi, per cui parto subito senza perdermi in tante chiacchiere. Vi ricordo come sempre che siamo in diretta sulla pagina Facebook, su quella di YouTube e sul sito di Torino Web TV, in diretta qui dagli studi. Naturalmente, se volete, potete anche mandarci dei WhatsApp al 375 5517 625 oppure scriverci direttamente sulle chat. Dunque, allora iniziamo subito col dirvi che tra qualche giorno è San Valentino e quindi c'è la corsa pazza al regalo, insomma, per colpire così il fidanzato, la moglie, il marito. Io oggi volevo darvi un piccolo consiglio, se lo accettate. C'è il rifugio degli asinelli, come vedete qui in sovraimpressione, c'è una foto, che ha deciso di preparare dei gadget per San Valentino. E quindi, se voi andate sul sito, c'è una serie di gadget che loro hanno messo a disposizione e che si possono regalare. Io ritengo che sia un regalo molto molto gradito per chi lo riceve, per chi lo fa, ma soprattutto per il rifugio degli asinelli, perché il ricavato di questi gadget verrà ovviamente usato per il mantenimento degli asinelli. Come sapete, il rifugio, va alla ricerca di asinelli maltrattati, recupera dai macelli prima della macellazione, così un po' troppo, voglio dire, impegnata, diciamo così, questi animali e li recupera, li cura e naturalmente li mette a disposizione di quelli che vogliono andare a visitare il rifugio. Quindi vi invito, se non sapete ancora cosa regalare o se siete indecisi, ad andare sul sito e acquistare un gadget. Farete sicuramente un atto d'amore nei confronti degli asinelli. Grazie. Allora, adesso è venuto il momento di presentare l'ospite di questa settimana. Io l'ho voluto veramente fortemente perché nella mia trasmissione si parla di animali, ma l'argomento di oggi è legato al lutto di quando si perde un animale. Ed è qui con me il dottor Pierluigi Gallucci. Buongiorno dottore e Buongiorno Erika, benvenuto. Lei grazie a è voi. psicologo e psicoterapeuta. Ha scritto un libro proprio che si chiama Il dolore negato, legato appunto a quando viene a mancare un animale nelle nostre case. Ci spiega? Allora, intanto grazie perché è la seconda volta che torna, è stato qui a novembre nella trasmissione del mio caro amico Ciao, Roberto fatto Briatta, bello, siamo sì. Chi Legge, e quindi la ringrazio perché insomma, è venuto di nuovo a trovarci. Grazie a voi. Allora, dottore, ci spiega intanto perché ha deciso di scrivere questo libro? Sì, il libro è nato per caso, nel senso che allora io sono psicologo, psicoterapeuta a Torino, ho cani, ho avuto cani, quindi c'è il trucco, quindi sono un po' di parte, ho avuto anche un gatto in passato, poi mi sono scoperto allergico, quindi purtroppo non posso più averne, quindi però ho avuto la compagnia dei cani. Il libro è nato un po' per caso perché qualche anno fa avevo scritto un post sul mio blog legato a questo tema, di cosa succede quando muore un animale domestico. Io penso principalmente a cani o gatti, però possiamo anche allargare il discorso ad altri animali che sono sempre più nelle nostre vite. Questo post, praticamente, magari le persone che cercavano su Google, cercavano informazioni, si trovavano in quella situazione lì, lo leggevano, lo commentavano, insomma, si è creata una specie di piccola comunità in cui le persone si ritrovavano a confrontarsi su questo tema, cosa fare, cosa succede, determinate cose. Tra i vari lettori e commentatori c'è stato l'editore, che è appunto grafe.it, che è un editore di Perugia, che lui che mi ha scritto, mi ha contattato e visto che in italiano non c'è praticamente niente su questo tema da questo punto di vista e visto che loro, come dire, mission hanno l'idea di raccontare con piccoli libri tascabili semplici il tema del rapporto di noi umani con la natura o il mondo animale in senso ampio, ti va di scrivere questa cosa qua. E quindi l'ho scritto, è stato pubblicato già ormai 2 anni fa, è un piccolo libro. Lo scopo mio, nostro, è di provare un po' a iniziare a raccontare qualche cosa. Il titolo è quello, Dolore negato, perché
spesso e volentieri, come non so, magari la sua esperienza, ma un'esperienza comune, quando muore un animale domestico, quando ci avviciniamo alla morte, perché sappiamo che magari l'animale è anziano oppure è malato, insomma, abbiamo un percorso di accompagnamento alla morte del nostro animale domestico, spesso intorno a noi non c'è riconoscimento di questa cosa, come se fosse un lutto di serie B, no? Le persone, anche in buona fede, possono dire: ah, ma cosa vuoi che sia? No? È solo un cane, è solo un gatto, no? Prendine un altro, come se fosse un oggetto interscambiabile. Quindi non c'è riconoscimento di quello che le persone provano, E no? invece no. E invece no, no? Le persone si trovano in quella situazione lì, quindi di estrema fragilità, di dolore, di senso di colpa, di un sacco di cose che si provano in quei momenti, quindi proprio di difficoltà estrema, quindi sentono determinate cose. E non hanno con chi condividerlo, perché intorno ci possono essere dei messaggi del tipo: no, tutta questa cosa non la devi sentire, no? È una roba di serie B, no? È una cosa che non vale, quello che senti non vale. Fai qualcosa, quindi comprane un altro, no? Che tanto è lo stesso. Le persone ti dicono: ah, è lo stesso, no? È un compagno di viaggio della mia vita, no? Lo dicevo prima, che mentre parlavamo prima, se pensiamo ai cani e gatti, che sono, diciamo, diffusissimi nelle nostre vite, sempre di più tra l'altro, vivono con noi 10, 15 anni, 20 anni, che è un tempo lunghissimo per loro, lunghissimo per noi. Cioè, noi pensiamo in 20 anni cosa abbiamo fatto, di tutto e di più. Quindi noi, loro sono, come dire, accompagnatori, testimoni silenziosi da par loro delle nostre vite, di cosa succede a noi, no? E il legame è fortissimo, quello che dicevamo noi, rispetto alle persone. Il legame con gli animali domestici è molto intenso, uno perché non si basa sulle parole, no? Quindi con gli animali domestici è Sull'emozione. tutto sulle emozioni, abbiamo addirittura, soprattutto i mammiferi, abbiamo una parte cerebrale in comune, che è quella, diciamo, mediana del cervello, che funziona, che è il registro delle emozioni, delle cose che sentiamo, senza parlarci sopra, le cose che arrivano direttamente, i pensieri, cioè i sentimenti, no? Le emozioni dirette. Questa cosa qua gli animali la sentono forte e chiara e noi risuoniamo. No? Rispetto a questa cosa qui, queste emozioni. Ecco perché non c'è bisogno di parlare. Quando le persone dicono: ah, ma non c'è bisogno di parlare, è vero, c'è bisogno di parlare, ci si intende in qualche modo, e Certo. ci si intende in particolare attraverso dei canali che non sono la parola, come dicevamo prima, i sensi, quindi il tatto, no? I cani e i gatti si toccano, c'è cioè il contatto molto stretto, magari rispetto alle persone con cui abbiamo difficoltà ad avere un contatto, mentre con gli animali questa cosa invece è molto più È molto più complicata, è semplice. no? Più diretta. Quindi è tutto un altro livello che si attiva in modo spontaneo, e che lega molto le persone rispetto a noi umani con i non umani, in questo caso i cani e i gatti. Ed è per quello che il dolore è molto Questo forte. è diverso, non è minore, è diverso rispetto a quello degli umani, no? Da noi, come dicevamo prima, un po' la morte è già un tema tabù in generale, quindi Sì. non se ne deve parlare, non, è una roba che non si deve nominare, no? Ci pensiamo, non ci pensiamo, quindi non abbiamo neanche tanto la cultura da noi nel mondo occidentale di sapere un po' più o meno cos'è la morte, come funziona, Fa paura. che fa paura, chiaro, io dico sempre: la morte non è un punto finale, la morte è dentro la vita, non è fuori, ok? Ed è una cosa chiaramente che ciascuno, in modo anche a livello individuale, anche nella propria storia familiare, deve, come dire, con cui deve fare i conti. Questa cosa si sente molto di più rispetto agli animali domestici. Gli animali, proprio per questa anche la loro vita, quasi sicuramente muoiono prima di noi. Cioè noi, come dire, siamo sempre superstiti dei nostri animali, no? Sì. Anche chi li ha avuti e chi li ha, li ricorda, in qualche modo. Quindi nascono e muoiono dentro le nostre vite. E questa cosa è fondamentale da pensare, che va un po' prima, no? Perché noi dobbiamo pensare che il nostro cane e gatto starà con noi per un pezzo e quindi magari apprezzare quel pezzo che facciamo insieme di vita, e accompagnarlo, per esempio, a maggior ragione quando, no? Ci dovrà lasciare, proprio una questione di preparazione alla morte. Chiaramente sono temi complicati, sono temi molto personali che ciascuno poi declina anche in modo soggettivo, perché ciascuno ha una propria storia. Le persone dicono: ma come mai? Fanno dei confronti, ci sta, no? Facciamo dei confronti da come mai io ho sofferto, non so, per quel cane, per quel gatto particolare, non per un altro, se ho avuto altri cani o gatti, oppure come mai io ho sofferto tanto per un cane o un gatto, ho sofferto molto meno per un parente magari vicino, no? Per la morte dei miei genitori, piuttosto che di altre persone, perché è il legame che fa la differenza, no? È quello che si crea insieme, si è costruito insieme, che fa la differenza. E questo si sente molto di più quando quell'altro, in questo caso l'animale, non c'è più, no? Se io sento molto l'assenza di un cane o un gatto che è stato con me
per tanto tempo, anche per poco tempo, ma con una presenza significativa, fondamentale, di emozioni, di condivisioni, di abitudini, di cose che ci siamo dati, comunicati, poi anche senza parlare, di cose che si sono create, che noi abbiamo dato al cane o gatto e che il cane o gatto ha dato a noi o dà a noi. Nel momento dell'assenza questo si sente molto di più. Sì, infatti molti dicono la casa è La vuota, casa è entro in vuota, no? C'è casa un e non c'è vuoto, più. no? È C'è ancora un questione di vuoto che diventa abitudine. anche magari difficile da colmare. Assolutamente sì, perché, come dire, è una presenza costante, no? Gli animali sono sempre con noi 24 su 24, no? E sono dipendenti da noi, no? Nelle cure materiali, quindi il cibo, le cure mediche, ma proprio anche, no? Anche il gatto, che è quello tendenzialmente un po' più autonomo, comunque, no? Sembra. Sembra un po' più autonomo, il cane è già un po' più gregario, ha una storia, culturali diverse. Il gatto, che in teoria sembra quello un po' più autonomo, in realtà comunque dipende, se la cava, diciamo, di più, però anche lui, gli etologi, i veterinari ce lo dicono, anche lui in qualche modo sta dentro le nostre famiglie. Poi magari non è così affettuoso, diretto, così gregario come il cane, però anche lui sente le cose, o lei sente le cose, insomma, no? Cioè, ha un tipo di relazione. Quindi gli animali sono dipendenti delle nostre vite, nelle nostre vite, e quindi questa cosa è importante da pensare, no? Ad essere consapevoli di questo aspetto qui, perché noi diamo delle cure, no? E sono presenze costanti, no? Quindi noi, anche quando noi facciamo l'esempio, noi dobbiamo viaggiare, andiamo via, oppure stiamo per lunghi tempi, magari, no? Dove lo mettiamo il cane o il gatto? Ce lo portiamo con noi, lo portiamo da qualche parte, cioè dobbiamo pensare, no? Preventivamente, no? Come, no? Come averne cura anche quando non ci siamo E noi. quindi anche dal periodo di vita, che lungo o corto che sia, che attraverserà nella nostra vita, Assolutamente, quello sì, assolutamente. sapendo che per esempio anche lì, per esempio, il cane o il gatto che vive con diverse età, quindi il cane o il gatto non è cucciolo all'inizio, ma poi diventa anziano, quindi è come se dovessimo un po', noi facciamo sempre un'analogia con le persone, ma perché è più semplice da immaginarlo, dobbiamo pensare a come, no, ci occupiamo degli anziani, ok? Delle persone anziane. Come ci occupiamo dei bambini o dei cuccioli piccoli, sia animali o sia bambini umani. Quindi dobbiamo pensare anche che il cane o il gatto ha una sua vita autonoma. Quindi noi, spesso con gli animali, proiettiamo molte cose, chiaramente, molti bisogni nostri. Quindi l'idea di avere un cane o un gatto perché, no? Perché ci dà affetto, perché ci dà cura, perché ci dà riconoscimento, perché ci dà compagnia. E questa cosa Senza va. doverci Senza confrontare, cedere di confrontare, gli animali domestici hanno senza che paura del non c'è giudizio. giudizio, non c'è conflitto, no? Che sono aspetti che invece con gli umani ci sono spesso e volentieri. Quindi sono cose particolari Che che noi dobbiamo magari possono mettere pensare. anche a disagio È le disagio, persone. esatto. Quindi magari ci sono persone che magari tendono un po' a preferire, no? Il rapporto con l'animale, che va bene perché hanno questo aspetto molto di accudimento, di attaccamento, quindi di dare all'altro. Possono, per esempio, no? Provare un po' a riflettere qual è l'aspetto invece del conflitto, no? Perché con gli umani invece si confligge, no? In qualche modo si discute in Assolutamente, vario modo, con gli assolutamente. animali questa cosa c'è un po' meno, no? C'è un po' Certo. meno, quindi questo aspetto qua bisogna pensarlo, e bisogna pensarlo, come dire, sia quando l'animale non c'è più, è più evidente l'assenza, sia anche quando c'è, no? Perché noi dobbiamo sempre, secondo me, dobbiamo essere consapevoli del lutto, per certi versi, dal mio punto di vista, che è un momento, come dire, delicato, okay, di estrema fragilità sicuramente per tanti motivi, però ci deve anche dare l'idea e la sensazione che noi da quel lutto, come dire, possiamo essere trasformati, no? Il lutto non è un punto, ma poi si prosegue, quindi è un percorso, noi pensiamo sempre che il lutto sia la fine, è la fine di un pezzo e l'inizio di un altro pezzo, quindi è un percorso che si fa Certo. da cui noi elaboriamo delle cose. Certo. Prima di venire ad affrontare il lutto e come poterne parlare, volevo leggerle una storia, anzi, adesso vi parlerò di una storia bellissima. Dunque, tutto è cominciato nel giugno del 2013. Ero andata in Sardegna da Genova a trovare delle ragazze di un rifugio con cui collaboro e mi sono imbattuta in Maggie, amputata da pochi giorni, ed è nato subito amore. In lei ho visto non la zampa mancante, ma gli occhi dolci, tristi, color nocciola, e un musino allungato che mi infilava sotto le mani per prendere le coccole. Mi dicevano che era un'adozione del cuore. E mi chiedevo se lo era veramente o se era una possibile sfida per dimostrare che niente è impossibile e che la diversità è solo negli occhi di chi la vuol vedere.
In effetti è stata tutta una scoperta perché Maggie, arrivata da me piuttosto provata, ha cominciato presto a muoversi con disinvoltura, a comportarsi da cane a quattro zampe nonostante ne avesse tre, e ad insegnarmi che gli ostacoli si possono superare non aggirandoli, ma saltandoli con vitalità. Pochi mesi dopo ho cominciato a notare su Facebook che circolava qualche appello in cui si cercavano adozione per cagnolini e gattini resi speciali dall'avente una zampa in meno, ed ho creato così il gruppo Tripodi allo sbaraglio in cerca di casa. Era l'inizio del 2014. Da allora tantissimi tripodini bellissimi sono transitati nel gruppo e molti hanno trovato casa grazie non solo a me, ma alle condivisioni di chi ha creduto nel progetto. A luglio 2018 sono stata contattata perché facessi un appello per una Golden Tripode di circa 6 mesi, e dopo una notte di pensieri ho deciso di buttarmi in quest'altra avventura, ed è stato così che Marta è arrivata da me da Palermo. Marta è tripode anteriore e questa era la novità rispetto a Maggie. Per il resto anche lei con lei è stato un crescendo di entusiasmo nel vederla fiorire, correre e saltare come se niente fosse. La vediamo, eccola qua. Io penso che nella mia vita ci sarà sempre un posto per una creatura perfettamente imperfetta, come lo sono tutti i tripodi del mondo, e vorrei che passasse il messaggio che queste belle anime non hanno zampe in meno, ma anzi una marcia in più. Grazie Antonella Gallini da Genova per aver creato questo gruppo bellissimo dei tripodi. Io invito tutte le persone ad andare a visitare sulla pagina Facebook, ripeto, Tripodi allo sbaraglio in cerca di casa, perché vedrete che ci sono delle storie bellissime, ci sono tantissimi di questi cani da adottare, anche gatti, e sicuramente sarà un atto d'amore bellissimo. Qui la vedete, questa viene fatta la riabilitazione ovviamente con gli altri arti, però sono animali che danno un amore infinito e nonostante appunto abbiano questo handicap, come vediamo, dottore, questi sono animali meravigliosi a cui noi potremmo dare un nuovo senso alla loro vita, perché... E anche alla nostra. Assolutamente, soprattutto punto, no? La storia bellissima. Alla nostra. No? Io veramente mi sono imbattuta in questo gruppo un po' per caso, sì. E quando sono andata a vedere tutte le cose che loro fanno con questi cani, e soprattutto quello che fanno i cani, perché nella maniera più assoluta riescono a fare tutto nella più totale semplicità pur avendo un arto di meno. Come vedete, qui si vede appunto questa nostra amica di Genova, beata lei che vive al mare, però come vedete è una cagnetta con cui veramente si può giocare, si può fare tutto, si può dare appunto, ripeto, un senso alla loro vita e alla nostra. E quindi se volete adottare, fare un'adozione diciamo diversa dal solito, perché no? Rivolgerci a questo gruppo potrebbe farci soltanto del bene. Io, come vedete, ecco, questi sono i due cani di Antonella, vedete, una manca l'arto nella parte anteriore e l'altra nella parte posteriore, e assolutamente vanno d'accordo. Non deve fare, diciamo, effetto vederli. Loro si sono adattati tranquillamente a vivere così e cercano di avere una vita più semplice, più normale possibile. Noi dobbiamo assolutamente dargli la possibilità di farlo. Quindi io invito veramente tutti quelli che abbiano voglia di fare un atto d'amore grande a rivolgersi a questo gruppo. Le è mai capitato? Grazie Antonella per la bellissima storia che ci hai raccontato. Un bacio grande, ci vediamo presto. Bene, parlavamo del lutto. Sì. Come lo affrontiamo questo lutto? C'è metodo? No. No, non c'è un metodo. Lo diciamo subito. O meglio, c'è un metodo personale. No? Io quello che dico sempre un po' a far passare il messaggio, che è intanto un percorso, ok?
che è un percorso che ciascuno di noi fa in realtà, in vario modo, in varietà della vita, con varie situazioni, in modo diverso. Quindi è sempre un discorso soggettivo, non c'è una ricetta, okay, per tutti. Uno magari se l'aspetta e purtroppo secondo me non c'è. È vero che ci sono delle cose comuni, sicuramente dobbiamo aspettarci chi studia il lutto come noi, chi affronta questo tipo di temi, sa. E cerchiamo a spiegarlo anche in modo semplice alle persone che magari per questi motivi culturali noi non sappiamo molto della morte, comunque non pensiamo di no, succede agli altri, no? Succede mai a Certo, me, no, a noi, quindi è anche poco certo, pensata. certo. Quindi noi non abbiamo tanta dimestichezza. E ci arriviamo quando ci succede, no? Direttamente o indirettamente, quindi arriviamo preparati spesso e volentieri. Quindi primo aspetto è provare a iniziare a raccontare cosa succede e sapere che le cose che succedono sono normali, non sono robe strane o patologiche, no? Le persone arrivano e mi chiedono: è normale? È normale provare a sentire determinate cose? Quindi il primo messaggio è di rassicurazione, cioè provare a iniziare a Quindi sentire nell'immediatezza della morte. che, per esempio, uno magari non se l'aspetta, soprattutto all'inizio c'è una fase, potrebbe essere di variabili, di shock, cioè le persone non ci credono, no? Cioè no, proprio l'idea che non è vero, non succede a me, no? Non è che sembra una cosa stranissima, che il modo della mente naturale, fisiologico, per provare a difendersi da una cosa che in quel momento lì non è pensabile. Non è vero, non è successo a me, per una serie di pensieri che possono venire, una specie di, chiamiamo un po' un freeze, cioè si blocca, no? Tutto è fermo. Che può durare, è variabile. E ci possono essere anche dei sintomi fisici in qualche modo, di vario tipo, ci può essere anche dei tentativi di chiusura, di isolamento, di non Non voler bisogna, parlare. diciamo così, spaventarsi, No, perché è esatto, proprio un'elaborazione. è proprio che ci sono persone che magari all'inizio non hanno questa fase, ma l'hanno dopo, no? Io lo racconto proprio perché è un percorso personale, ci sono delle fasi lineari, però questo percorso è molto particolare, non è lineare, non è che c'è 1, 2, 3, 4, è una cosa Certo. molto personale, con i propri tempi. Io lo dico sempre, secondo me è fondamentale provare a pensare che e sentire che ciascuno ha il diritto al suo tempo di Quindi elaborazione. questo vale anche per i familiari che magari Assolutamente. recepiscono in maniera Per diversa questo esempio, lutto, no? assolutamente. Quindi Quindi bisogna dare questa, tempo a chi darsi, quindi invece. il tempo e provare a cercare, nel rispetto di questa cosa, un orecchio, un occhio attento in qualcuno che possa condividere queste cose qua. Bene, Quindi è bene parlarne. è possibile parlarne, condividerlo con qualcuno, poi ciascuno a suo modo, magari ci sono persone che parlano di più, altre che dipendono anche dalle caratteristiche personali, di meno. La cosa importante per chi sta intorno, secondo me, è stare vicino. Si può anche non parlare, no? Basta anche un abbraccio, basta anche un gesto, senza dire tante cose che magari possono essere rimanere fuori luogo. Banali. Ma bene, cioè stare, okay? Provare a stare, che è la cosa più complicata. Dare la disponibilità a esserci. Poi le persone in qualche modo, no? Si trovano i loro modi di condividere questa cosa qua. Però stare, no? Non giudicare, questo è fondamentale, ma stare. Perché è un percorso che va accompagnato. Si fa sempre con qualcuno, in qualche modo, da soli, insomma, è più complicato, diciamo, ci vuole più forza. Ed è un percorso in cui succedono un po' di cose, anche contemporaneamente, no? Quindi ci sono sicuramente questa fase del blocco iniziale, del non crederci. Bisogna aspettarsi che le persone provino anche cose particolari mai provate prima, anche molto forti, la rabbia per esempio, spesso e volentieri, quando c'è un lutto si prova molta rabbia, si può provare in varie forme, in varie gradazioni, si possono provare sensi di colpa, chiaramente tristezza, no? Quindi con tutta una serie di correlati, anche contemporanei, no? Perché non è una cosa che io sento, no? Certo. Contemporaneamente. Io la racconto un po' nel libro, c'è scritto, io lo racconto sempre un po', che il lutto è, quindi l'immagine classica del lutto è una linea, no? Una curva fatta così, quindi si scende, no? C'è una parte in cui si scende anche di umore, anche di emozioni, di cose complicate, e poi si risale pian piano, in qualche modo ci si ri riassesta su un livello, no? In qualche modo ottimale, vale per l'umore, vale per le emozioni, vale per l'attività, vale per le relazioni.
ed è la cosa più lineare. In realtà noi sappiamo che è un percorso un po' più arzigogolato, io lo racconto sempre un po' come un labirinto, ok? Quindi è un percorso, intanto il labirinto va attraversato, non possiamo dire che ci giriamo intorno, prima o poi in Quindi qualche modo va bisogna attraversare. passarci. Quindi è un percorso che va affrontato, che non si può negare. È il tentativo, quindi è una strategia che uno inizialmente tutti fanno, di difendersi, vabbè no, questa cosa, no, la rimandiamo, non ci pensiamo, proviamo a fare qualcosa per coprire una roba che si sente, il vuoto, no? Di prendere subito un altro animale, anche in modo inconsapevole, no? Perché no, non si riesce a gestire il vuoto, il lutto di quella situazione lì quando non c'è più, no? Il proprio cane o gatto, quello È un che è. bene, è un male. Allora, io dico sempre di fare delle scelte consapevoli, l'importante è che si facciano scelte consapevoli, no? Come si fa una scelta di adozione, no? Io dico sempre che è un'adozione, no? Quindi chi decide in qualche modo, in modo consapevole, è attento di avere con sé nella propria famiglia, no? Gli animali sono di famiglia, nella propria storia, in quel momento della storia di vita, un animale deve essere. È un percorso che si fa, deve essere una scelta consapevole, non può essere fatta una scelta di impulso per coprire qualcos'altro, no? Perché noi sappiamo, in qualche modo, poi lo dico perché è importante come dire, coglierla questa cosa, perché magari si fanno scelte di impulso, magari, come dicevamo prima, spinti da un contesto che ci vede sofferenti, non riesce a stare, dice, vai, prendi un altro perché così non ti riesco a sentire, vedere, no? Come se quell'altro animale, che ripeto, non è un oggetto, ma è un altro animale indipendente, autonomo, possa sostituire o coprire un buco, cosa che Assolutamente. no, razionalmente non ha senso, No, ce lo diciamo, però in quel assolutamente. momento lì di estrema Sembra fragilità potrebbe essere addirittura, no, pur di non, no, stare in quella sofferenza, la faccio cura qualsiasi cosa, migliore. ok? Il punto è farlo con consapevolezza, prendersi un po' di tempo per fare una scelta del genere, come si fa una scelta quando si adotta un altro essere vivente che sarà con noi comunque, no? Che Certo. non può essere una coppia o un sostituto di qualcos'altro, cioè per. Quindi chiudere un capitolo, devo voltare la pagina, ok? Non posso continuare a fare quella pagina Quindi lì come se fosse. l'affronto E e poi, poi la esatto, poi chiudo. ci sono alcune persone che magari ci sono più tempo o meno tempo, il punto non è il tempo, il punto è sapere cosa si sta facendo e in che modo. Ci sono persone Certo. che magari più strutturate riescono a fare più velocemente, quindi sono consapevoli di dire, ok, io posso fare i conti con l'animale che non c'è più, e però sono attento e quindi disponibile a iniziare una nuova storia affetto. È un altro E va discorso, che è un bene. altro discorso, che okay? Proprio la qualità è totalmente diversa. Questo anche pensando al futuro, no? Perché se io faccio una scelta magari impulsiva, poi magari scopro che non è più quel cane o quel gatto che avevo con me, ma è un altro, mi rendo conto di determinate cose, possono succedere dei pasticci, pur avendolo fatto in buona fede, no? Quindi il Certo. discorso di provare a darsi il tempo per pensare e sentire quello che si sta sentendo e di conseguenza fare delle scelte Sì, consapevoli, anche perché sia poi si rispetto, paragona, ah, per però quella che avevo esempio, prima faceva questo non lo fa. no? Quindi il discorso è questo, quindi anche nel rispetto di quella storia che abbiamo vissuto con quel cane o quel gatto, no? Certo. Proprio per quello, no? Perché quello è quello che va onorato in qualche modo, anche se il cane o il gatto non c'è più, no? È quello che dobbiamo tenere dentro. Pur l'altro animale non essendoci più fisicamente nella realtà, bisogna darci il tempo di commemorare, no? Quella storia che Bene. abbiamo vissuto insieme. Secondo me è molto Certo, importante questo. E certo. poi a maggior ragione si possono trovare le energie, i sentimenti e la gioia di iniziare un'altra Una storia, nuova no? avventura. Allora, io la interrompo perché qui, come vedete, ci sono sempre Barney e Connie che mi tengono compagnia e come sempre, tutte le settimane hanno bisogno di fare il bagnetto anche loro. E quindi diamo la linea al nostro regista Sergio Sapino perché manderà in onda il video di Paola Comoglio per la toilettatura. Buongiorno. Oggi sono in compagnia di questo bellissimo Cocker Spaniel che si chiama Rolly. Lui è un cagnetto dolcissimo, molto molto buono, che ha bisogno assolutamente di un bel bagnetto. E andremo immediatamente a farglielo. Rolly, essendo un bel cocker maschione, ha delle bellissime orecchie lunghe e sarà importante non far mai entrare l'acqua, ovviamente nelle orecchie.
Sto usando uno shampoo specifico per manti a pelo lungo, ovviamente lui ha delle frange molto belle, molto voluminose e quindi sarà ovviamente importante dargli un aiuto mantenendogliele delle ampie con uno shampoo e un balsamo specifici per il suo pelo. Ovviamente, essendo queste frange belle lunghe, sono ovviamente anche molto sporche e quindi sarà necessario pulirle il meglio possibile, anche negli interstizi digitali, dove poi andrò a tagliare bene il pelo perché non si possano infilare porcherie in mezzo, nelle orecchie. Pronto per l'asciugatura, necessaria che sia in modo perfetto. Ovviamente dove questi peli molto lunghi come le orecchie, le zampe, dietro sotto il culetto, si formano a volte parecchi nodi, quindi io andrò ad aiutarmi senza fargli male con un levanodi, proprio per evitare che si strappino malamente questi nodi. Lui ovviamente, come ripeto, è un cane buonissimo, e mi aiuta tantissimo nel mio lavoro. Corralli, stiamo facendoci due coccole mentre io vado a sfoltire e ad aggiustare queste sue bellissime frange, che ha tra le zampe, dietro, il culetto, il frangione nel sottopancia, ovviamente questo per fare in modo che i padroni possano essere facilitati nella pulizia quotidiana del suo pelo. Lui è veramente un cane dolcissimo, è vero, Lolli? E sicuramente insieme abbiamo fatto un bel lavoro. Eccoci, Rolli, i due amici fraterni, loro vivono insieme e sono belli e pronti da restituire i loro padroncini. Bene, ringraziamo Paola perché ci dà sempre dei consigli utilissimi e adesso ritorniamo appunto a parlare del lutto con il nostro ospite. Dottore, io volevo chiederle questo, perché il lutto non è soltanto per i padroni, perché il veterinario comunque ha anche voglio dire, un aspetto importante in tutto questo, nel Certo. senso che intanto è lui che toglie, diciamo così, la vita volta ad un animale. E quindi come il veterinario affronta questo lutto? Bella domanda. Allora, io, essendo psicologo, mi occupo della parte umana, Certo. chiaramente, e avendo in comune, diciamo, questo tema, ciascuno chiaramente si occupa, come del suo lato. I veterinari, sempre di più, io sono contento di questa cosa qua, ci incrociamo anche rispetto alle competenze professionali, sentono questa esigenza, un po' perché poi scoprendoli, anche parlando anche con loro, scoprono che anche loro nella formazione, ovviamente loro pensano come medici al benessere dell'animale, al benessere dell'altro, non alla morte, no? E quindi è un tema anche, lì, anche loro, per loro particolare, no? Poco affrontato. E quindi si trovano anche loro stessi in qualche modo, no? Quando si trovano, in qualche modo anche costretti per certi versi a pensare e stare con la morte di un animale domestico che invece, come dire, controintuitivamente dovrebbero fare una cosa diversa, quantomeno. Quindi i veterinari dal loro punto di vista si pongono in questa questione perché hanno a che fare da un lato con un animale, in determinate situazioni anche medica, no? Dal punto di vista biologico, medico, Certo. della salute e malattia, e con una persona, no? Io non li chiamo padroni perché non mi piace, perché padrone mi sembra un po' di oggetto, quindi compagni Un umani, compagno ok? umano. Quindi devono affrontare contemporaneamente un lato, no? Un animale, quindi tecnico anche in realtà, no? E un lato umano, quindi si devono affrontare, si trovano, no? Come faccio io a gestire, Difficile. no? Gestire per chiunque, difficile per gli umani, difficile a maggior ragione quando c'è un terzo, in questo caso un animale, quindi provare anche a stare e accompagnare nella sofferenza della morte di un animale e di una persona che soffre, no? Contemporaneamente per la morte di questo animale. Questa cosa è molto importante perché aiuta tantissimo anche il lutto.
quei momenti lì, io in genere, poi ciascuno ha la propria sensibilità e anche il suo percorso. Secondo me, anche le ricerche un po' lo dicono, chi studia queste cose qua, che anche nel punto di morte bisogna stare vicino agli animali, anche se è difficile, o comunque provare a starci. Okay. Anche se è complicato, anche piuttosto ci sta con qualcuno, è Doloroso. dolorosissimo, però provare a farlo. Proprio anche per quel discorso che dicevamo prima, stare fino all'ultimo, ok? Certo. È complicato, però per certi versi si può, per certi versi forse si deve fare, no? C'è l'accompagnamento, se il nostro cane gatto è stato con noi tanto tempo, deve starci con noi fino alla fine, in qualche modo. Se uno riesce, secondo me non deve essere una cosa forzata, però proprio anche pensando al dopo, no? Provare a stare insieme, piuttosto con l'aiuto dei veterinari, piuttosto con l'aiuto di qualcun altro, cioè Quindi è provare a rendere quel importante per momento, l'elaborazione è del lutto chiaro, è questa molto cosa. importante, perché aiuta proprio a, quello una volta che si chiamava il trapasso vuol dire proprio cioè un passaggio. Per la realtà fisica a un alto livello, poi ciascuno ha i suoi credo religiosi, filosofici o di altro tipo, spirituali, però in quel momento lì è un passaggio fondamentale, no? E in quel passaggio chi c'è deve rimanere, no? Deve essere un accompagnamento, no? Non è uno che uno alla porta se ne va, no? Che è difficile chiaramente, ci sono anche tutti i sistemi di riti in qualche modo che si possono fare, però l'invito che faccio in generale, anche a maggior ragione se uno, come dire, sia quando succede in modo improvviso, sia anche quando uno ha un accompagnamento, perché magari se sappiamo che l'animale sta male, oppure nei casi che possono succedere di eutanasia, che sono quelli più dolorosi, La scelta di dobbiamo fare una farlo. scelta, che deve essere veramente una scelta motivata, ragionata, quindi in qualche modo co-condivisa, perché non è una scelta personale, ma in cui ci sono varie professioni, varie persone che si occupano, Di no? quello. Di sorreggere il peso, una cosa del genere, quindi una cosa che non si può tenere da soli, no? Perché il peso è così grande che da Direi soli non proprio si di no. regge, no? Non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista psicologico, ok? Certo. Perché si regge un peso che da soli per Diventa umani, difficile no? affrontare. Quindi proprio per quelle, proprio per i momenti in cui si deve essere insieme a qualcun altro, ok? Questa cosa è fondamentale, fondamentale, quindi per la storia che si è avuto per quel momento lì e per il dopo, perché questa cosa qui aiuta proprio di stare in questo passaggio, aiuta poi il proseguimento e l'elaborazione dopo. Secondo me è importante, lo dico perché lo dico a me, lo dico a chi ha animali o chi ce li ha avuti, magari anche a chi ha avuto esperienze, no? Io sento anche esperienze che mi raccontano lì, sicuramente di come è stato difficile stare. E che però poi dopo quella cosa lì ha aiutato, no? Perché quel momento lì, pur essendo l'ultimo, ha aiutato molto a tenere la memoria, pur nella sofferenza, ma a tenere la memoria dopo. Certo. Vale, per esempio, aggiungo la riconoscenza di chi c'è stato, no? Se io troviamo giustamente un veterinario attento, partecipe, no? Lo teniamo anche dopo nel cuore con gratitudine, no? Perché ci è stato Perché ci vicino ha in quel momento aiutato, così ok? Non ha, difficile. no? Non ci ha abbandonato, non ci ha, no? Negato, non ci ha minimizzato, non è stato solo tecnico, no? Medico tecnico, è stato umano, no? Ha avuto Certo. l'altra, la parte umana che l'ha accompagnato a un percorso riconoscendo un dolore non solo dell'animale, ma umano suo, no? Di chi Certamente. è. Quindi, secondo me, è fondamentale proprio in quei momenti lì fare questo tipo di lavoro e con questo tipo di sensibilità che, come dire, umana, no? Umana e animale per certi Lei ha dei cani. E versi. Io cani, sì. quindi quando è successo a lei la morte di un cane a cui come l'ha affrontata? È stata dura, Ecco, è stata vero? difficile, è È difficile stata per tutti, difficile è per difficile tutti. per tutti. Io dico sempre che è una cosa che non si fa da soli, non si può fare tanto da soli, in qualche In modo. qualche Poi modo. si può fare, come dire, in modo professionale, si può avere anche un aiuto professionale, si possono fare tante cose. In quel momento lì è difficile anche orientarsi e capire. Però poi, con un po' di tempo, un po' di sostegno di qualcuno che sia attento, può essere un professionista, può essere un amico, può essere un'associazione degli animali, può essere scrivere, può essere fare un po' di cose, Può no? essere Può qualsiasi essere, può cosa. essere. Trovare i modi, no? Personali, creativi di elaborare quella cosa lì. Quella cosa lì, come che è un momento, ma è elaborata, è trovare un posto migliore a quella sofferenza che lì è fortissima e che però poi col tempo che passa, io come passo quel tempo, si trasforma. Si lascia, diciamo, la parte più dolorosa e negativa come una ferita, no? Quindi si lascia un po' sicura, bisogna averne cura, cosa fondamentale, non si può dire che
si lascia così, perché le ferite si infettano, lasciate così. Un minimo di cura, un minimo di tempo, un minimo di attenzione, e quella cosa lì poi magari può rimanere la cicatrice, però ne usciamo e usciamo con un senso diverso. Benissimo. Allora, nella nostra trasmissione, per chi ci segue, sa benissimo che ci sono anche due così, rubriche, diciamo, un po' allegre. E adesso mandiamo due foto che ci ha mandato per il video dei VIP, lo spazio dei VIP, Amedeo Goria, che è un noto giornalista sportivo. Eccolo qua, con la sua meravigliosa gattina, la sua Nina. La vediamo, io lo ringrazio moltissimo, l'ho rincorso un pochino, ma ce l'ho fatta. Mi ha mandato queste due foto bellissime della sua meravigliosa gattina. Un bacio, Amedeo, ti ringrazio. E poi, invece, adesso spiazzo subito il mio regista perché approfitto, oltre alla rubrica dei VIP abbiamo anche quella della star del web, perché tutte le settimane i nostri telespettatori ci mandano un video con i loro animali. E questa settimana abbiamo il video di una telespettatrice, eccolo qui, andiamo, che si chiama Rio. Lui è un cucciolotto meraviglioso a cui piace tantissimo giocare, come vediamo con un suo amichetto. Sono veramente meravigliosi vedere questi animali come si divertono semplicemente, Spontanei. assolutamente nella maniera più spontanea. Io ringrazio sempre tutti i telespettatori perché riceviamo tutte le settimane un sacco di video e prometto che prima o poi li manderemo in onda. Allora, siamo quasi arrivati in conclusione. So che c'è ancora una piccola parte di cui lei voleva parlarci, che sono i riti, vero? E che è la cosa collegata a quello che dicevamo prima, cioè l'importanza di trovare un modo e un tempo per celebrare quel momento. Io faccio sempre l'esempio degli umani, che insomma è un po' Sì. più comprensibile. Noi, quando muore una persona, sappiamo più o meno cosa succede, no? Ci sono dei posti, ci sono delle persone, c'è il cimitero apposta, no? Ci sono delle persone che hanno una funzione pubblica, fanno delle funzioni, c'è il momento in cui c'è la data in cui ci si trova un po' tutti, chi ci vuole essere, per salutare il defunto, la persona defunta, che rimane lì e noi andiamo via. Okay? Quindi con l'idea che si possa tornare, in questo caso del cimitero. So che è un argomento magrebo, ma lo dico perché è No, 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 ma importante, fa parte, perché fa voglio parte della vita, dirle. no? Esatto. Cioè, è una cosa fondamentale, però è anche banalmente un pensiero di questo tipo. E questa cosa qua ci aiuta, no? Perché ci aiuta perché si può tornare eventualmente, no? Cioè noi sappiamo che c'è stato un tempo, un posto in cui si è riconosciuto, a proposito, quindi non è stata una cosa singola mia, interna, personale, ma un riconoscimento di qualche tipo con qualcun altro che ci ha detto, un segnale, un passaggio segnalato, addirittura, nel senso c'è la lapide, no? C'è dei fiori, c'è tutta una serie di corteo addirittura, no? Adesso si fa un po' meno, però insomma il principio che il rito c'è, no? Una serie di passaggi, di funzioni che sono esplicite. Questo con gli animali spesso non c'è. Spesso volentieri, adesso fortunatamente c'è sempre di più, c'è l'idea che ci siano delle agenzie apposta che si occupano di onoranze funebri, ci siano cimiteri per animali, adesso Torino credo ne faccia Sì, uno presto, quindi verrà anche l'idea, l'assessore poi a l'assessore, parlarle. ok, quindi anche a Milano si fanno cose, cioè sempre più, chiaramente essendo molto più presenti, anche dire, la politica in qualche modo, le organizzazioni si rendono conto, no? Che c'è proprio bisogno di uno spazio, no? Sia istituzionale ma sia anche privato, quindi le persone proprio per salutarsi dobbiamo avere il tempo e lo spazio per salutarci, okay? Non si può Assolutamente lasciare così sì. in sospeso, perché quell'aspetto lì si può fare in vari modi, in modo più ufficiale, un po' meno ufficiale, in modo creativo, poi ciascuno trova i suoi modi di segnalare un passaggio, un saluto, che è un addio per certi versi ma un arrivederci per altri. Segnala quella cosa lì, è fondamentale perché aiuta proprio l'elaborazione del lotto successivo. Se, come può succedere, il rito non c'è, in modo più o meno formale, rischia poi dopo di creare un vuoto, no? Se io ho un sospeso, un vuoto, dopo magari posso avere dei pensieri, dei sensi di colpa, tutta una serie di dubbi che magari in quel momento, no, potevo in qualche modo esplicitare, poi invece me li porto e cosa ne faccio? Quindi diventa una complicazione. Se noi pensiamo in qualche modo un po' prima e essere consapevoli anche della, ripeto, assistiti, accompagnati in quel momento lì, quella cosa lì ci agevola. Agevola noi, agevola anche la possibilità di commemorare, quindi rendere onore alla storia di una vita, alla storia di una coppia, umano o non umano,
però aiuta tantissimo, secondo me, nella mia esperienza, anche nelle persone con cui parlo, con i pazienti che mi raccontano determinati pezzi di questa storia, che aiuta molto, no? Proprio l'elaborazione del lutto, che è un passaggio necessario per tutti, e che però si fa con consapevolezza, anche ricordando meglio quello che rimane dopo la morte, cioè quello che ci ha dato quel cane o quel gatto, cosa ci portiamo dietro, cosa ci ha insegnato per certi versi, no? Perché io credo che i Certo. cani e i gatti ci insegnino un sacco di cose. Secondo me, e dico la mia opinione, cosa ci insegnano? Ci insegnano a, come dire, a stare sul qui e ora, no? Pensare un po' meno, pensare meno al passato e al futuro, e ci dicono, ok, io sono qua e tu dove sei? Il momento adesso. Esatto. Il momento adesso. Dove possiamo trovare il libro? Allora, il libro si trova nelle librerie tradizionali, nelle librerie online, si trova sul sito della casa editrice che è grafi.it, oppure se volete scrivere o chiamarmi o mettere notizie su questo tema, c'è anche una pagina Facebook dedicata che si chiama appunto Il Dolore Negato, dove metto notizie sul rapporto di noi con gli animali e anche rispetto al lutto, Bene, come la affrontare questa seguiremo lei. cosa. Io la ringrazio perché è Grazie a stato voi. veramente un momento di arricchimento molto, Grazie. molto importante, spero per me, ma spero anche per i telespettatori. Grazie a voi. Un'ultima cosa prima di salutarvi, ho un appello da fare. Il gruppo di Troviamo Welly, che purtroppo è quel golden smarrito a Cambiano a dicembre, non si è ancora trovato, però abbiamo un altro appello da fare proprio segnalatoci da quel gruppo, che è Gea, un pastore belga di 7 anni che si è smarrito il 26 di gennaio a Chieri. E quindi chiunque abiti in quella zona, se dovesse vederlo, ce lo segnali o direttamente noi oppure sul gruppo di Facebook Troviamo Welly. Io vi ricordo gli altri appuntamenti di Torino Wet BV perché non c'è solo il mio programma, ma il martedì a Nacuculo alle 12.30 con Sparati Alfredo, mercoledì Roberto Briatta alle 13.30 con Scemo Chi Legge e giovedì prossimo alle 13 ci sarò di nuovo io. Io vi saluto, vi ringrazio a tutti, un bacione e a presto. Ciao A ciao voi, ciao ciao ciao. arrivederci, grazie. Grazie, grazie Grazie ancora. a voi, a voi.